del 19-20, però c'è un deficit a livello proprio di esperienza nei confronti di Brandon Davis che Milano vuole evidentemente esplorare. Finta di Mitro Long, penetrazione e poi layup vincente con anche il fallo subito dall'ex giocatore di Brescia. Ribalta per Soroka, Sokołowski triplicato, cerca Cook, non lo trova, palla intercettata da Milano, Davis cost to cost a inchiodare di potenza con la mano destra. Cook ha preso posizione, o meglio Melli ha preso posizione, Cook gli finisce addosso, qua una delle almine che la mette per terra contro Baldasso, poi Banks attacca, Biliga la perde, la recupera il lungo di Milano, corre l'Olimpia con Baldasso, si spazza Mitro Long, palla dentro per Deshaun Thomas, lo spasso contro Sorokas, virata verso il fondo, chiude il palleggio, serve Sorokas, poi Zanelli, si allontanano entrambi i difensori, Zanelli ha spazio per la tripla e la realizza, che canestro di Zanelli. Rimbalzo Signoni, lanciata a Treviso con Sarto, a rimorchio c'è Sorokas, liberato al tiro Banks che la mette e poi dice palla messa nell'angolo nelle mani di Billy Barron, mentre Thomas si accoppia con Banks. Milano va a cercare saggiamente i mismatch, la difesa collassa su Thomas che fa la cosa giusta, ovvero riaprire per Nasmi Trulon, lo fa con Devonol che vuole sfidare Banks, pick and roll con Biliga, recupera Cook sul 19 di Milano, ancora Hall, rimane con Banks, palleggio, arresto, triple step back di Devonol, che giocata di classe per chiudere il secondo quarto. A inizio partita l'impressione è che Milano voglia andare a cercare il suo numero 0 che non può ricevere, però allora la seconda opzione è Davis, poi alto basso di Davis per Melli. Adesso è Mitro Long che attacca contro Sorokas, riesce a guadagnare un po' di vantaggio ma sbaglia il tiro, rimbalzo lungo raccolto proprio dal lituano, nell'angolo Banks liberato al tiro, lo segna, la serve nelle mani di Iregbu contro Mitro Long, ancora un pick and roll, Biliga cambia, rimane con il playmaker, attacca centralmente, alza la parabola e segna, che canestro per Ike Iregbu. Per lui Sorokas torna dal playmaker, quest'anno tornato a Treviso dopo un girovagare per tutta Italia, Sorokas da tre, la manda a bersaglio, ne ho arrivato in casa Olimpia, Baldasso lotta a Davis che vuole ancora alzarsi per bloccare, Luau Cabarro non può andare da Davis, liberato, riesce per il tiro a tre punti a segno che lo ha realizzato salendo quota 21 punti in questa partita. D'altra parte Baldasso contro Jurkat, uscita di Barron, piedi a posto, tiro a bersaglio con anche il fallo di Rekbu. Se Treviso non avesse collezionato una quantità di errori ai liberi notevolissima, intanto continua Milano a segnare da fuori adesso con la difesa che sulla finta di Mitro Long, tutta la difesa zona si allontana prevedendo il passaggio 93-80 su Treviso per l'AIA, sette podio ormai, si tratta della settima vittoria in campionato su 8 partite giocate, il record diventa 7-1 per la squadra di coach Messina.